Ma welcome back everybody, qui è Vlad Cavallo Pazzo e bentornati sul mio canale YouTube. Quest'oggi ci troviamo sull'Xbox Game Pass per andare a vedere le novità del mese di ottobre 2022. Devo dire che sono stato lontano dal servizio per un po' di tempo, anche perché non gli stavo dietro, quindi ho deciso di non prolungarlo e diciamo di allontanarmi un attimino dal Game Pass. Tuttavia stamattina ho deciso di appunto riabbonarmi senza sapere niente dei titoli in arrivo, in previsione di questo mese di ottobre e mi trovo la sorpresa di aggiunto di recente, a parte questo Shiverly 2 che vabbè l'ho già portato sul canale, se volete andarvi a rivedere i video ve li metto nelle schede, ho trovato anche questo Valheim che se ne parla molto bene. Moonscars, che potrebbe essere interessante dal punto di vista della nostalgia dei vecchi appassionati di Castlevania, proprio per la sua presenza e la sua appetibilità per chi ha adorato quel genere. E devo dire che il mio ditino sta per arrivare sull'installa in maniera abbastanza prepotente. Ma poi passiamo alle cose serie, alla ciccia, proprio quella che si può toccare e schiacciare fino a che non escono i succhi. Mi ritrovo qua a Scorn e a Plague Tale Requiem, cioè, ma di che stiamo parlando? Io del tutto spiazzato mi trovo questo Scorn che, per chi magari non lo sapesse, è un horror appunto che era stato presentato più di un anno fa, di cui non si sapeva quasi niente. Adesso qua abbiamo... vediamo un po', c'è un video, non so se è un trailer, un gameplay, vediamolo insieme, anch'io lo vedo per la prima volta. Bene, abbiamo un cordone ombelicale. Avevo già sentito parlare del titolo, non ho mai visto nemmeno un gameplay né nulla di nulla, lo sto scoprendo insieme a voi se anche voi siete del tutto poco conoscitori di ciò. È abbastanza inquietante. Sembra di stare dentro il corpo di un essere. E indubbiamente l'atmosfera è viva, è presente. C'è l'audio? No, non c'è l'audio. Infatti non sentivo una mazza. E beh, graficamente ispirato. Devo dire che è basta, levati dalle palle. Scorn, 21 ottobre, ragazzi, oggi è 9 forse, 9. E questo è uno, e l'altro è, beh, è Plague Tale. Cioè, io il primo l'ho adorato letteralmente, veramente mi ha fatto impazzire il primo. Bellissimo, storia, personaggi, presentazione, poi il tema della peste, tanta tanta roba. Le meccaniche sì, non sono nulla di che fa gridare al miracolo, però godiamoci questo trailer lei si chiama, ancora più, lei e suo fratellino Alicia, se non sbaglio. Grande palle questa ragazza. Ancora peste. Ma certo. La meccanica principale anche nel primo titolo era appunto la luce per allontanare la pestilenza. Bello. Magari se lo rendessero un po' più open world, un po' più meno guidato, perché il primo era un corridoio, però molto molto bello. Lei è cazzuta, eh? E nel primo si giocava solo con la fionda. Invece qua vedo molto più movimento, molte più azioni. Sicuramente narrativamente sarà un altro capolavoro. Molto molto bello. Ah, vabbè, ma di che parliamo? Mamma mia, mi sta venendo i brividi. L'ho adorato il primo. Ed è 2 volte che ve lo dico. Mamma mia, non vedo l'ora. Non vedo l'ora di metterci le mie manine. Cazzo, ma che copertina, Top. Top e vaffanculo. Poi abbiamo in arrivo questo The Legend of Tending. Un giga 48. Vediamo un po' di che parla. Taiwan, per chi ama la cultura orientale così fumettata.
potrebbe piacere. Bel combatti per la giustizia. Oh, tipo arcade da sala giochi. Oh mio Dio, che roba. È ispirata però, eh. È ispirata. Secondo me può essere anche divertente questo. Cazzo, ma che mese di ottobre, ragazzi. Che mese. Potrebbe essere anche divertente questo. Sicuramente il fatto che ci sono le vignette, molto fumettato così, comunque sia al passo con i tempi, perché anche vediamo che la progressione, l'azione è bella veloce, bella incanalata in quello di cui siamo abituati, quindi hanno fatto un esperimento. Secondo me potrebbe essere anche divertente. Cazzutissimo sto gioco. Le ambientazioni sono molto varie, variopinte. Infatti quella carrozza lì che va a fuoco è Tianding. Bello. Poi cosa abbiamo? Vabbè, Football Manager 2023 per i gestionalisti, per i puristi della tattica e tutte le sfumature, le sfaccettature più profonde del gioco del calcio. Potrebbe essere interessante, io sto alla larga perché non capisco una mazza. Pentiment. Vediamo un po'. Di cosa parla? Beh, vedendo l'ambientazione potrebbe essere una cosa medievale per l'appunto. Guardiamo come sono vestiti, più verso il Rinascimento. Anche questo è molto ispirato. No, medioevo. Beh. Firenze e Venezia. No, cosa devo fare? Abbiamo un maestro. Illuminata. Poi, oddio, c'è stato un omicidio. È morto. Qua. Ok, abbiamo quindi lo studio del. Beh, c'è tutto, direi. Un'avventura narrativa del Medioevo, dove c'è tutto, dalla preghiera allo studio, ora te labora, al lavoro, alla risa in. Ma che bello è! Proprio fa emergere tutti i pentimenti dell'epoca oscura, dei mille anni oscuri del Medioevo. Addirittura gli fa fuoco la testa. Che bello che è questo, novembre però. Allora, questo gioco di ruolo è un mistero storico incentrato sullo sviluppo del personaggio, su grafiche stilizzate e su una trama che varia in base alle scelte. Il tutto ambientato nella. Come si fa a vedere? Così? Così. Ok. Allora, sì, la Germania del 1500, quindi siamo appena dopo la fine del Medioevo. Il protagonista è un abile minatore che, nell'arco di 25 anni, si ritrova coinvolto in una serie di omicidi presso l'abbazia. Vabbè, un classico. Questo personaggio possiede il coraggio e la determinazione necessari per scoprire l'identità degli assassini, ma ogni sua decisione provoca conseguenze durature e lo attira inesorabilmente verso il centro di un'oscura cospirazione. Mamma mia, anche questo, papabilissimo. Direi che questo ottobre è uno dei migliori mesi mai visti su Game Pass, per me almeno. Poi beh, Hello Neighbors conosciamo, Igon Life mai visto, però sarà dicembre, ne parleremo. 15 novembre, quindi fino a ottobre ci possiamo, beh, qua c'è Persona 5 Royale, non voglio nemmeno guardarlo, non mi piace. Quindi per ottobre siamo su Scorn e Plague Tale, due bombe atomiche, sempre scongiurando niente. E poi in novembre questo Pentiment sicuramente lo porterò. Ma anche Tianyang qua. Bene ragazzi, direi che può anche bastare, perché per quello che si è visto, per quello che abbiamo visto, può essere sufficiente. Veramente tanta tanta roba. E prima di chiudere questo Medieval Dynasty, allora è già disponibile, che posso installarlo. Vediamo un po' di che si tratta. Sto facendo un video, Andrea.
caccia, sopravvivi, costruisci e governa nei duri tempi del Medioevo. Crea la tua dinastia medievale e assicurati che prosperi a lungo, anche a costo di morire. Vediamoci un video. Giusto così per completare il pacchetto. Guarda un botto che non te l'ho visto. I still remember the first time my father handed me a bow to strengthen my will and to prepare me for the challenges ahead. He taught me to move on after failures. To work hard in order to succeed in life. And fight for my survival. Because of that, I was always able to come back home to my family. Now I am ready to build and grow a village, to raise my children, as they are the future, like I once was. And together with them, everything's possible. Non ho capito bene. Non lo so, ma faccia sapere, per favore, nei commenti. Now it is on you to start your own medieval dynasty. E via. Ok. Come avrete capito, io ho un debole per il Medioevo, comunque. Bene, ragazzi. Direi che mi sono scordato di dirvi una cosa. Se questo contenuto vi è piaciuto, mettete un bel pollicione. Mi raccomando, lo sapete. È gratis. L'iscrizione al canale se non l'avete messa, malandrini. E fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di tutto questo, di questa ciccia che abbiamo visto. A proposito di ciccia, eccola qua. Guardate qua che qualità di ciccia che c'è. Vero Luna? Bene, da Vlad e Luna è tutto e al prossimo video.